quasi tutti andati persi. Riso, mais, soia da buttare. I pioppeti sono stati trasformati in luoghi inquietanti. Nel basso pavese, l'agricoltura è tra i settori più colpiti da un nubifragio così violento da aver sorpreso persino i contadini più vecchi. 50 miliardi di danni, sostiene l'Unione Agricoltori, ma per il momento non esistono ancora stime ufficiali. Intanto, a Belgioioso si sta per costituire un comitato dei piccoli comuni colpiti dal nubifragio insieme a Pavia. Sono una trentina. La gente in questa zona vive soprattutto di agricoltura. Il lavoro di mesi è stato distrutto nel giro di poche decine di minuti. Ci vogliono 2 anni di tempo per ottenere dei risarcimenti che non compensano mai il danno effettivamente subito. Vuol dire che aumenteremo ancor più l'interesse della banca. E com'è vero che qui nella zona c'è gente che rischia quasi di rimanere sul lastrico? Sì, perché c'è gente che non avendo monocultura e non avendo più un chicco di roba in campagna da portare a casa, effettivamente rimane un anno senza raccolto e senza produzione e senza incasso, salvo le assicurazioni, le quali sono abbastanza vincolistiche e non permettono il realizzo effettivamente pari alla produzione che uno potrebbe fare in un'annata normale. I sindaci dei comuni colpiti hanno già chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale per ottenere così il risarcimento dei danni e insieme ai soldi la possibilità di amministrarli in prima persona con lo scopo di evitare che gli interventi non vengano gestiti solo dall'alto. Quanto tempo ci vorrà? Finora, lo avete sentito, capita di aspettare anche 2 anni.